Bella raga, sono in ritardissimo, volevo solo farvi vedere l'outfit. Allora, ho questi stivaletti che non mi ricordo di che marca sono, ma ve li metto nell'info box magari. Calze, gonnellina, calze ovviamente coprentissimi, gonnellina, non mi ricordo di chi, vi metterò tutte le cose nell'info box. Maglietta nera molto basica, capelli sporchi perché domani devo fare la tinta, devo lavarli, devo fare insomma un po' di lavori ai capelli e niente, trucco leggerissimo. Devo andare da una stilista di cui vi avevo già parlato, che si chiama Elena Savoy. Quindi se volete venire con me e se siete curiosi di sapere che cosa vado a fare da Elena, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando un bacio e ci vediamo dopo la sigla. Allora, mi state chiedendo di fare più vlog e io li sto facendo. Oggi ho il cappottino di Guess, non so se si vede, ma comunque giusto per farvi vedere come esco. E mi sembrava interessante portarvi a questo appuntamento, dato che comunque non è che capita tutti i giorni che una stilista ti vuole vestire per la sua sfilata, e dato che ve l'avevo già fatta conoscere, lei è Elena Savoy, vi lascio nelle schede il link diretto al video che ho fatto appunto alla sua sfilata durante la settimana della moda qualche mese fa. In ogni caso io adesso vado, noi ci vediamo dopo. Ok, praticamente sto arrivando, ci ho messo un po' a trovare parcheggio perché la zona non è proprio il massimo per parcheggiare, ma comunque sono quasi arrivata. Adesso vi porto su con me e vediamo che cosa faremo. Non lo so neanch'io, devo dire la verità, non so neanch'io oggi come si svolgeranno le cose. Avevo fatto una bella pettinatura, mi si è distrutta tutta. Vabbè, sto aspettando l'ascensore, insomma è praticamente all'ultimo piano sull'attico. Bellissimo, mi piace tantissimo. Ok, allora, ta-da! Farò vedere prossimamente, ovviamente, una cosa molto carina, molto. Ci sarà sicuramente delle collaborazioni, delle altre collaborazioni. Lei, vabbè, a me piace tantissimo perché è molto creativa, le cose che fa si possono mischiare creando tanti tipi di outfit diversi, e sapete quanto a me piace insomma essere creativa anche proprio dal punto di vista dell'immagine. Domani, che è San Valentino, perché oggi è il 13 credo, sì, domani è il 14, per cui domani è San Valentino, vloggerò di nuovo, ma la cosa bella è che dopo domani inizierò concretamente quel progetto di cui vi parlavo nell'altro vlog e non vedo l'ora veramente di vloggare e farvi vedere che cosa sto combinando. Non vedo l'ora di iniziare. Dopo facciamo un piccolo haul, cioè tra poco quando arrivo a casa faccio un piccolo haul perché mi sono arrivati anche un sacco di pacchettini che voglio farvi vedere, per cui rimanete con me e ci vediamo dopo. Ok, allora iniziamo da questo, che è praticamente un vestito che mi ha lasciato Elena per la sfilata. Me lo vedrete indossato ovviamente durante la sfilata. C'è questo, allora il vestito è in questo color vinaccia meraviglioso, c'è questo gioiello diciamo fatto e realizzato da lei a mano che è attaccato, ha il collo alto, le maniche lunghe. Ed è praticamente un vestito lunghissimo che arriva proprio fin sotto i piedi e addirittura un po' di strascico dietro. La cosa bella è che praticamente dietro, la parte dietro, ha questa striscia nera che sottolinea praticamente, cioè ti dà questo senso di corpo molto molto lungo. Guardate quanto è lungo, bellissimo. E poi sul lato ha questa cerniera che praticamente permette di aprire un bellissimo spacco. E niente, lo metterò durante la sfilata, è molto molto bello, aveva tantissimi altri capi molto molto belli, insomma mi piacerebbe, andate a guardare il sito perché mi piacerebbe che la conosceste, lei fa cose
sartoriali di altissimo livello, e però portabili davvero da tutti, ecco. Comunque questo me lo vedrete nel vlog che farò per la sfilata. Allora, vi faccio vedere qualcosa che magari vi ho già fatto vedere. Dal sito di Octoly mi sono arrivati questi prodotti che l'azienda, in questo caso Mercy Andy, mi ha gentilmente omaggiato per farmeli provare, per farmeli recensire. Io li sto già utilizzando e mi piacciono molto. I profumi sono super gradevoli ma non aggressivi, si sentono molto bene. Si portano veramente in borsetta perché sono piccolissimi, ci stanno nella mano, guardate, per cui si portano senza problemi in borsetta, anche nelle borsette più piccole, e li sto utilizzando e li farò utilizzare anche Mr. X, che quando va in giro ovviamente ha sempre bisogno di avere le mani pulite. Un'altra cosa che ho già iniziato ad utilizzare e che forse avete visto è questo rossettino di MAC, Russian Red, era proprio la tonalità che desideravo provare da tempo. E anche qua, tramite il sito di Octoly, MAC mi ha omaggiato di questo rossetto. È bellissimo. Vi faccio vedere lo swatch. È un rosso abbastanza freddo. Fa i denti bianchissimi, raga. E mi sta su tutto il giorno. Ma proprio tutto il giorno. L'ho già provato più e più volte e non si muove. Già conoscevo MAC per queste sue caratteristiche. Sempre dal sito di Octoly mi è arrivato questo prodotto di Estée Lauder, Double Wear Maximum Coverage, che è praticamente questo fondotinta opaco. Io ho preso la tonalità 2N1. Allora, non ero sicura all'inizio che fosse la mia tonalità, invece è perfetto, ne basta pochissimo. Copre tantissimo, ovviamente bisogna stenderlo facendo attenzione, e soprattutto minimizza veramente tanto i difetti della pelle. È molto luminoso nonostante sia opaco ed è molto facile da stendere. Mi dura tutto il giorno e soprattutto in combo con due primer di cui vi parlerò nei prossimi tutorial, veramente non si muove, proprio rimane lì, e rimane lì anche, diciamo, proprio per tutta la giornata. Lo metto al mattino, alla sera è ancora perfetto. L'ho utilizzato per tutti video che avete visto delle recensioni delle canzoni di Sanremo e è rimasto perfetto. Mi avete visto che stavo filmando alle 3 del mattino ed era perfetto. Invece, novità che mi sono arrivate, allora, sempre dal sito di Octoly, Smashbox ha deciso di omaggiarmi di questo primer 24 ore per occhi e di questa mini palette Nude Light, che è questa Photo Edit Eyeshadow Duo. In realtà trio, giusto, che ha praticamente la base e i due marroncini. Allora, io ho scelto questa tonalità perché effettivamente non ho palette piccole con dei marroni. La maggior parte delle palette che ho io hanno tonalità del bordeaux, del malva, eccetera, e non avevo una palette con solo i marroncini. Questa è un'ottima palette per fare contouring agli occhi e per fare anche uno smokey eye sui toni del marrone. A vederla così mi piace, però mi riservo ovviamente di darvi un giudizio più approfondito nel momento in cui la proverò. Una cosa che mi viene subito all'occhio è il pack a forma di obiettivo. Questi prodotti di Smashbox sono stati creati apposta per i trucchi fotografici o i trucchi video, e quindi il fatto che abbiano utilizzato questo pack a forma di obiettivo anche qua intorno è proprio... sembra quasi un obiettivo di una macchina fotografica, è proprio bella con gli ISO, no, è proprio carina come cosa. E c'è anche ovviamente il suo primer occhi, che è questo, ad aprirlo, non ho mai provato questo io. Allora, vederlo così già di prima che mi piace molto, perché è proprio la pasta che amo io mettere sugli occhi. Non colora, però vedo che leviga veramente tantissimo, per cui sugli occhi ogni minima imperfezione è visibile. E per cui questo è molto molto utile. Quindi questo più questo di Smashbox. All'interno dell'info box trovate tutti i link diretti se volete andare a vedere i prodotti sempre sul sito di Octoly o direttamente acquistarli. Vi metto comunque tutti i link all'interno dell'info box. Un'altra cosa che mi è arrivata non dal sito di Octoly ma dal sito di Madame Glam è questo paccone di roba. Allora, praticamente vi spiego, Madame Glam
L'avete già conosciuta perché è quella, vi lascio nelle schede, vi lascio il video in cui vi ho fatto praticamente il video swatches dei rossetti di Madame Glam, che sono pazzeschi, sono bellissimi raga, li sto usando anche quelli praticamente continuamente. Mi ha chiesto se volevo provare dei prodotti per le unghie, vedete che ultimamente le sto curando un pochettino di più, e quindi io gli ho detto, inizialmente gli avevo detto di no perché non me la sentivo, poi però cosa ho fatto? Siccome io comunque cerco sempre di capire insomma quale utilità possano avere le cose per me, sono andata a guardarmi un po' di tutorial che c'erano in rete e ho visto che effettivamente con il sistema di Madame Glam farsi le unghie è praticamente una sciocchezza. In più loro hanno prodotti veramente professionali e di altissima qualità, è un marchio di New York questo, quindi ho detto vabbè, se non vi offendete che farò un video ovviamente non da professionista ma da persona che sta imparando, ho detto speditemeli, io li testo e poi insomma dirò ovviamente che cosa ne penso, e quindi mi hanno spedito tutto il kit, ma tutto il kit io non so che cosa sia, per cui adesso lo vediamo insieme. Allora, innanzitutto questo pacco grande che c'è scritto Hello Glamrose, che contiene, vediamo insieme, allora questo, che è praticamente, credo che sia un volantino che ti spiega come fa, esatto, quindi qua c'è le istruzioni, poi c'è, oddio, è questa roba, allora c'è una presa di corrente, un manico, che non so a che cosa debba servire, ah, potrebbe essere una luce, potrebbe essere la luce LED, piccola, portatile, come vedete è proprio una roba che veramente è alla portata di tutti. E la cosa carina è appunto che ve la potete anche portare in giro, perché non sono apparecchi molto grandi e quindi non richiedono molto spazio, quindi anche per viaggiare vanno bene. Qui dentro troviamo, allora c'è un bastoncino di quelli per la manicure, ah giusto, le cartine, quelle lì per togliere eventualmente il gel, guardate che belle! Io non le avevo mai viste, però so come funzionano queste, praticamente le devi mettergli l'acetone o comunque quello, il solvente per il gel, la metti su e la cartocci al dito, una lima e nell'altro pacchetto ci sono un sacco di smalti. Allora, gli ho chiesto di mandarmi quelli che secondo loro erano le colorazioni più, insomma, più in voga. E mi hanno mandato un rosa pastello, guardate che bello, un rosa nudo pastello. Questo qua è un top coat, per cui è trasparente. Questo qua è un top coat brillantinato, guardate che bello, bellissimo. Questa qua è la base, quindi è trasparente. E questo qua è un rosa con una punta di lilla, ma è bellissimo, mi piace un sacco, tra l'altro colori molto primaverili. E quindi questi sono quelli che mi hanno inviato, io adesso non vedo l'ora di provarli. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere, perché io pensavo di fare il video in cui li provo, in cui provo proprio tutto il sistema, spero che vi interessi, fatemelo sapere. Ok raga, chiudo il vlog così. Allora, innanzitutto fatemi sapere che cosa ne pensate, come vedete io vi ascolto sempre, mi avete chiesto di fare più vlog e ho deciso di pubblicarne di più, quindi ve li sto facendo, fatemi sapere se vi piacciono, se ne volete ancora di più, se volete qualcosa di diverso, perché mi fa piacere insomma venire incontro a quello che sono le vostre richieste. Fatemi sapere soprattutto che cosa vi è piaciuto di più di questo vlog, mi auguro che l'esperienza da Elena Savò vi sia piaciuta, ovviamente non ho vloggato dentro ma solo per una questione anche di riservatezza, perché aveva le collezioni nuove e non era il caso di farle vedere prima ancora che uscissero all'interno delle sfilate. Sappiate che prossimamente uscirà il video proprio relativo alla sfilata, perché settimana prossima devo andare alla sua sfilata. Mi auguro che vi abbia fatto piacere anche questo mini haul finale dove vi ho fatto vedere gli ultimi prodottini che mi sono arrivati, e soprattutto vi ricordo di farmi sapere se volete il video in cui utilizzo proprio tutto il kit di Madame Glam e ci facciamo le unghie insieme, così vediamo anche come funziona. I commentini potete lasciarmeli qui sotto l'info box nella parte relativa ai commenti, e soprattutto se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi un piccolo cuore, così io saprò che siete arrivati fino a qua. Mi sto praticamente svonciando ovunque con il rossetto di MAC, che è transfert, cioè è bellissimo ma è transfert. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito mega bacio e tantissimo, ma tantissimo